quintetto ormai fisso per la Fontevecchio, che gioca anche considerando vari infortuni, tra i quali in quello del il tiro è sporcato e va oltre la tabella dall'altra parte Formenti per sbloccare il risultato. I primi tre punti della partita arrivano proprio dal numero 87, ora sotto per Bagnoli, che vuole giocare in post basso verso il centro. Non lo ferma nessuno, sono i primi due punti per Contigliano. Damiano Pitoni, attaccare uno contro tutti alla fine, a servire il compagno. Il lungo di Contigliano, che è riuscire a portarlo più lontano possibile da canestro. Intanto qui la bomba, e poi in attacco ha saputo trovare bene le mani di Bagnoli. Intanto qua contropiede sfruttato alla perfezione da parte di Pian Piano. Anticipare qui Fondacci. Ancora Pian Piano a rubare palla sull'anticipo. Fondacci in contropiede da solo. Altri due punti facili facili. Che ancora una volta vuole girarsi sul centro, alla fine sceglie il fondo, sceglie sempre la mano destra. Essere bravi in uno contro uno, serve fare di più, serve anticiparlo, serve probabilmente anche aiutarsi a vicenda tra compagni. Ora buona la difesa della Pontevecchio, che fa rimanere lontano dal canestro Contigliano, che qui addirittura tenta la conclusione da lunghissima distanza. Carosi ancora una volta, passaggio un po' sporco, alla fine la palla arriva sotto per Bagnoli, troppo vicino al canestro qui lasciato il giocatore di Contigliano, che va a dare a Carosi dall'altra parte per Pitoni. Poi attenzione perché tenta la tripla e riesce anche Samuele Tinarelli per la Pontevecchio. Intanto Costantini dall'angolo, ci pensa lui. Ora Carosi dall'altra parte. Tinarelli prova a fare una buona difesa, alla fine non è delle migliori. Riesce a servire sotto Bagnoli, che qui aspetta il pick and roll di Bagnoli. Alla fine sceglie di andare a concludere. Fuori per Pian Piano, si ferma anche lui bene l'uno contro uno dopo il close out. E allora vent'anni per loro. Ora occhio, palla sotto a Bagnoli. Troppo facile qui. Prova a fare slalom dei suoi avversari, alla fine riesce a servire fuori Tinarelli. Gran bomba la sua! Va a servire fuori Pian Piano, che decide di riattaccare. Non si prende il tiro, alla fine scelta, pressato da Pian Piano, che ancora una volta gli ruba pallone e va fino in fondo ad appoggiare Bagnoli, a servire sotto il suo compagno di squadra, che con lo spin move riesce benissimo a togliersi dalla difesa. Ora sotto ancora per Pitoni, ancora uno contro uno in post basso, ancora verso destra, verso il fondo, che però non si concretizza a quanto pare. C'è Costantini che dall'altra parte prova ad andare contro tutto e tutti e realizza, soprattutto lui che è un tiratore, potrebbe provare qualcosa di diverso a lunga distanza. Intanto Bagnoli, dopo uno schema eseguito alla perfezione, che sceglie di non tirare ma di servire ancora fuori Rimolo, che vuole ribaltare. C'è un sovrannumero da questa parte, Di Toro lo capisce, lo sa usare benissimo. So servire fuori Rimolo, che si ferma, serve in transizione Giulio Costantini, che con una finta e un arresto e tiro semplice semplice realizza i due punti del sorpasso. Servire proprio Damiano Pitoni, che si gira come al suo solito e ancora una volta benissimo il taglio di Di Toro, che con un floater prova a concludere, la palla non entra. Fortunati nel rimbalzo offensivo i giocatori della Pontevecchio, è bravissimo qui Giulio Costantini. Non riesce Ambrosi dall'altra parte, in velocità va a appoggiarsi all'avversario a concludere a canestro. Hanno 3 minuti e mezzo da giocare, si riparte con palla Bagnoli dall'altra parte, che sbaglia il tiro, segna il secondo dopo che Pitoni prova ad andare contro tutti, si appoggia alla tabella e realizza altri due punti. Riesce a segnare Pontevecchio, che ancora si deve sbloccare. Allora ci riprova la seconda volta Fondacci e la seconda è buona, con due bloccanti per far ricevere Lorenzo Carosi o Ambrosi. In questo caso Lorenzo Carosi riesce a giocare bene uno contro uno e a mettere, che qua batte tutti e tutti, riesce a concentrare la difesa su di sé e poi quando più conviene. Ormai dovrebbe essere già quota 20 punti. Intanto dall'altra parte ci pensa Pian Piano a segnare e a subire il fallo. La palla che viene rimessa in campo, subito Lorenzo Carosi a rimettere sotto per Bagnoli, che si gira e appoggia, due punti facili facili. Simone Bagnoli, che si fa fatica a contenere, ma dall'altra parte c'è Ettore Formenti. 46esimo punto per la Fontevecchio. Ora attenzione perché dall'altra parte c'è subito Carosi da inizio partita. Ora Pian Piano fuori per Formenti, extra pass per Rimolo, dal gomito Rimolo fuori per Fondacci, ancora Pian Piano a servire Formenti, super super passaggio per Costantini fuori Contigliano, alla fine Rimolo da tre punti la mette con palla ad Ambrosi, che prova a girarsi sul fondo, riesce a servire bene il compagno, che poi realizza. Ora Bagnoli dall'altra parte prova a rimettere l'inerzia dalla sua, che riceve, mette i piedi a canestro, va a servire Costantini, che esce dal blocco, riesce a sterzare, a far ballare il suo avversario. Per la Pontevecchio, che potrebbe giocare bene questo 2 contro 1, anzi 4 contro 2, alla fine riesce a farlo alla perfezione. Per la Pontevecchio
Ora Carosi però. Ora pian piano. Fuori per Costantini, che attacca con la mano destra in velocità e riesce a realizzare. Bravissimo qui Giulio. Già un taglio. Riesce a giocarlo veramente molto bene. Su destra come al solito. Bravissimo qui nell'aiuto Ponti. Che poi però si dimentica il suo uomo. 60-57 il punteggio. Qua Fondacci lascia sul posto l'avversario e realizza altri due punti. Anticipa tutto. La Carosi alza la parabola molto bene qui. Figliano che invece riesce a guadagnare un'azione offensiva proprio nel finale. Ora Lorenzo Carosi da tre punti la riesce a piazzare e riporta al pari la situazione. Fuga. C'è una partita apertissima. Ora Tommaso Ponti gioca benissimo il 2 contro 1. Bello il pallone per Francesco Di Toro che realizza. Pizzoni di potenza, di cattiveria. Riesce a servire fuori per Provaroni. Ancora gioco a due. Pire tutto a intervenire Giulio Costantini che però fa un tiro un po' troppo avventato. Alla fine c'è il rimbalzo offensivo con il duplice errore. Un buon campionato con entrambe le squadre, sia la Serie D che con la Serie B regionale. Visto che si gira, riesce a dare a Rimolo. Che qua si ferma, alza la palla con un floater. Altri due punti per lui. Blocchi in uscita, decidono di cambiare i giocatori da Pontevecchio. Alla fine riceve sotto Bagnoli che facile facile appoggia. Esce Lorenzo Carosi per quanto riguarda Contigliano. Intanto c'è la conclusione dal mezz'angolo per Ambrosi. Ancora Rimolo da lontanissimo, viene lasciato libero. Ed è un errore perché lui la mette. Carla Bagnoli, ma c'è pian piano che dall'altra parte vuole andare fino in fondo. Con il destro ci riesce. Ora occhio perché Bagnoli riesce a ricevere sotto e poi Lorenzo Carosi riceve da lontanissimo e spara anche questa. Ora Carosi sotto per Bagnoli. Bagnoli che gioca di fisico, di potenza contro Costantini che non riesce a tenerlo. Occhio ad Ambrosi a ribaltare per Bizzoni che attacca a sinistra contro Costantini. La palla non entra, c'è il solito Bagnoli a rimbalzo. Il pick and roll centrale, alla fine serve Rimolo. Che attacca, voleva servire fuori pian piano, ma c'è Bizzoni che anticipa la palla e la porta sul più 5. Alla fine il gioco si ferma qui con Contigliano che vince 87-81. La partita finisce qui. Contigliano si salva, mentre invece il discorso per la Pontevecchio sarà un po' diverso. Si dovranno vedere altre cose. E quindi finisce qui la stagione di questi giovani ragazzi. E ci lasciano stasera anche se con una sconfitta, non è il migliore dei modi.